Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo, Aloste Maria, 2 gennaio 2024, miei amati figli. La mia benedizione sia ricevuta da tutti e lasciate che il mio Santo Spirito dimori in voi. Avete iniziato un nuovo calendario? e aumenteranno le tensioni riguardo alle quali voi siete già stati allertati. La crescita spirituale è indispensabile perché possiate superare le dure prove che vi attendono. La mia Madre Santissima vi ha mostrato la via per poter progredire e compiere lo sforzo di rafforzare la vostra fede. L'incostanza è la nemica dell'anima. Giacomo 1, 3, 4. Che viviate la spiritualità a modo vostro non è la mia volontà. L'essere persone irascibili vi allontana dalla crescita spirituale. L'essere persone che si impongono vi farà vacillare. Figli amatissimi del mio cuore. È necessario che cresciate, che sappiate cosa succede intorno a voi e che prendiate coscienza della necessità di rimanere saldi e fedeli alla mia casa. I tentacoli del male si ramificheranno e penetreranno in tutti gli ambiti in cui si muovono i miei figli allo scopo di farli cadere in un modo e nell'altro. Lo scopo e l'esigenza dell'anticristo è di farvi perdere la vita eterna. E senza che lo sappiate, l'anticristo si sta muovendo in alcuni paesi d'Europa e dell'America per diffondere i suoi ideali e per fare in modo che gli uomini continuino a propagare il male. Oh figli! I venti di guerra stanno attraversando la terra, piccoli paesi verranno rinforzati perché ne invadano altri e in questo modo si riuscirà a continuare a far crescere la guerra. Ma voi pregate, figli miei, pregate, i Balcani entreranno in guerra. Pregate, figli miei, pregate, la Russia e l'Ucraina coinvolgeranno altri paesi nella guerra. Pregate figli, pregate. Il Venezuela attaccherà la Guiana. Pregate, pregate. Pregate figli, pregate. Israele vivrà la solitudine. Pregate figli, pregate. La Francia entrerà in guerra. Pregate figli, pregate. La Spagna non resisterà e la guerra arriverà in questa nazione pregate figli pregate la Corea del Nord attaccherà inaspettatamente e Taiwan soffrirà altri paesi offriranno il loro appoggio a Taiwan pregate figli miei pregate la Corea del Nord attaccherà gli Stati Uniti e la guerra si espanderà pregate figli miei in quei momenti le mie legioni con a capo San Michele Riscatteranno molte molte anime. Con tristezza vi annuncio la scarsità di cibo e la sofferenza di tutta l'umanità. L'economia vacillerà, gli Stati Uniti non reagiranno. I Paesi torneranno alle loro monete, quindi ai metalli preziosi. Figli, Avete bisogno delle informazioni necessarie per agire rapidamente. Non è un gioco nel quale vi troverete coinvolti a poco a poco, ma è una realtà che voi non volete considerare a causa del dubbio il demonio vi prenderà come trofei. I momenti verso i quali siete avviati non sono momenti facili, saranno momenti di grande dolore a causa dei grandissimi oltraggi che verranno inflitti alla mia Chiesa. Il mio cuore sta sanguinando. Io non vengo rispettato e la Massoneria si impadronirà delle mie Chiese e non perderà tempo nel causare la divisione della mia Chiesa finché non riuscirà a produrre lo scisma. Amati figli, non esponetevi al sole, causerà gravi danni alla terra. L'oscurità si sta avvicinando, avanzerà poco a poco sulla terra e quanti dei miei figli periranno per aver deriso i miei annunci. Il sole con la sua energia farà tremare la terra in vari luoghi con grande forza. Ora basta figli, ora basta. Basta, questo è il momento di fermarsi, di lasciar perdere tutto il resto e di guardarvi dentro, guardatevi dentro. Con la preghiera soltanto non riuscirete a convertirvi, voi dovete sradicare tutto quello che c'è in voi che vi allontana dall'essere riconosciuti come miei figli. Sradicatelo ora. Il cambiamento deve essere doloroso e quindi coloro ai quali la salute non lo impedisca, offrano digiuni non solo dal cibo, ma dalla mancanza d'amore per il prossimo. Offrite il digiuno dalla superbia, il digiuno dall'imposizione, il digiuno dal credere di sapere tutto, il digiuno dalla stoltezza. Dovete accostarvi al confessionale, dovete pentirvi totalmente e fare un fermo, fermissimo proposito di correggervi e ricevermi nel sacramento dell'Eucaristia con il cuore libero da ogni male e in pace con i fratelli. Le opere di misericordia, Matteo 25, 31, 46, sono molto importanti nel processo di conversione ed è necessaria la preghiera fatta con il cuore, tenendo per mano mia madre, che è la maestà dei miei figli. Io vi invito a pregare chiedendo che il mio amato angelo di pace da subito vi invii le benedizioni che sono necessarie, necessarie per voi, amati figli miei. Vi invito al cambiamento. Senza il cambiamento necessario in ciascuno dei miei figli vi sarà difficile, molto difficile, non soccombere alle tentazioni e alle offerte dell'anticristo. Pregate e siate persone del bene. E io vi benedico con il mio infinito amore, vi benedico il vostro Gesù. Ave Maria purissima concepita senza peccato Ave Maria purissima concepita senza peccato Ave Maria purissima concepita Senza peccato. Commento della veggente Luste Maria. Fratelli, miei cari fratelli, Nostro Signore Gesù Cristo ci sottopone il compimento di molte delle profezie che a poco a poco c'erano state comunicate anteriormente. Dobbiamo prepararci e anche se la preparazione materiale non è stata menzionata è necessaria. Ci vengono annunciati avvenimenti che ci spingono ad uscire dall'etargo in cui ci troviamo e dalla nostra zona di comfort nella quale la maggior parte di noi si sente a proprio agio, non rendendosi conto di quanto sta già accadendo a questa umanità. Innanzitutto siamo chiamati ad essere persone che fanno il bene, a mantenere la pace così che l'impulsività non ci tradisca e non subentri la vana gloria e la superbia che impediscano totalmente la crescita spirituale. Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo cambiare ed essere amore come Cristo è amore. Dobbiamo saper perdonare e saperci controllare per non offendere. Dobbiamo essere persone che fanno il bene, persone di carità e dobbiamo accogliere la nostra Madre Santissima, quale nostra Madre e Maestra. Nella pace in cui in questo modo ognuno vivrà, si potrà sentire la benedizione dell'angelo della pace. Sarà una benedizione poiché non è la sua missione che lui ci parli in questo momento. Fratelli, il tempo che ci sta davanti non è facile, ma tenendo per mano Cristo che mi rafforza, tutto è possibile e i fardelli diventano leggeri. Dove c'è amore, il sacrificio diventa una spina intinta nel miele, che fa sì che il fiele non sia fiele, ma miele divino che tutto rende gradevole, perfino il sacrificio. Amen. Lode, lode, gloria a te, Signore. Venga il tuo regno. Amen.